Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Io, come è stato anticipato, è un'azienda piemontese, magari si sente anche dalla parlata, che cerca di adottare dei criteri di bioedilizia, di bioeconomia, e essere vicino a quelli che sono i pensieri della decrescita. E quindi sia dal punto di vista del sistema produttivo, dei processi produttivi, si cerca di adottare una serie di attenzioni per ridurre quelli che sono i consumi di materia e quelli che sono i rifiuti. Allora, tanto per sottolineare, fare una premessa, ma di cose che sono già state dette sia questa mattina sia nell'intervento specialmente precedente, noi abbiamo un patrimonio edilizio che è responsabile di un 40% circa del consumo di energia e è responsabile altresì del 35% delle emissioni di CO2 e quello che è il nostro patrimonio ha molte volte delle problematiche legate al fatto che gli edifici magari non sono non antisismici, collocati magari in zone esondabili o con problemi idrogeologici e quindi ogni anno vengono spese ingenti somme per andare a riqualificare o comunque a correggere delle cose che non sono state prevenute. Quello che è già stato anche detto prima, c'è un notevole consumo di territorio, di suolo, che è considerato in circa 500 km quadrati di suolo all'anno. Da tutto questo deriva il fatto che è indispensabile pensare a una riqualificazione edilizia. Questa, dal mio punto di vista, può venire in due direzioni, perché molte volte si pensa unicamente al discorso dell'intervento di conservazione e di recupero che è assolutamente indispensabile quando abbiamo degli edifici di alto pregio, specialmente nei nostri centri storici, che l'Italia è caratterizzata da molti edifici di pregio storico, e quindi assolutamente bisogna preservarli, conservarli, andandoli magari a migliorare l'efficienza energetica con delle tecniche probabilmente un pochino diverse da quello che si fa sul ex novo o anche dal punto di vista sismico far sì che possiamo conservare questi edifici. E l'altro aspetto è quella del recupero o sostituzione edilizia quando ci troviamo di fronte a edifici di scarso pregio sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista sismico, energetico e anche quindi pessimo da ogni punto di vista e a volte anche collocato magari in zone non necessariamente idonee perché sono stati collocati insomma nel disprezzo di quello che potevano essere le buone logiche o delle buone norme e quindi è importante anche intervenire in certe occasioni con la sostituzione edilizia. Faccio solo un esempio per far capire che questo ha una sua logica. Se io mi trovo di fronte a un veicolo, non so, a una Fiat 127 degli anni 70, probabilmente la potrei tenere come auto d'epoca, ma pensare di usarla come veicolo per gli spostamenti giornalieri probabilmente non è l'auto più efficiente e anche dal punto di vista delle emissioni ha dei livelli che sono sicuramente superiori. Quindi il fatto di intervenire sul patrimonio edilizio ha sicuramente dei benefici e questi sono la riduzione del consumo di suolo, la riduzione delle emissioni di CO2, l'aumento delle occupazioni di piccole e medie imprese, già stato ben dettagliato nell'intervento precedente, e sicuramente non è da sottovalutare che questo dà un miglior comfort abitativo e se lo pensiamo anche nell'ottica di avere degli edifici oltre che più salubri
e confortevoli anche dal punto di vista di sicurezza antisismica o nella giusta collocazione, quindi è anche per salvaguardia all'uomo. Questo quindi da un investimento iniziale, è stato fatto per esempio di 10 anni, a seconda del tipo di intervento, ma fluttuano attorno a questo ordine di grandezza, quindi la riduzione dei costi di gestione si vengono poi pagati con minori costi di gestione, vanno a pagare quello che è l'investimento fatto. E quindi inevitabilmente dà dei miglioramenti qualitativi con delle ricadute sociali, perché ovviamente amplifica quello che è l'occupazione. Allora, qui parlo delle caratteristiche che devono avere degli edifici, specialmente riferendomi a degli edifici ex novo o in sostituzione edilizia, come ho accennato prima. Quindi intanto devono avere un comfort che deriva da un isolamento che respinge il calore estivo e trattiene il calore interno nel periodo invernale. Deve usare delle fonti rinnovabili e utilizzando, magari oggi si parla anche di accumulo dell'energia. Tutto questo può dare delle riduzioni, se non addirittura eliminare le emissioni di CO2. Il discorso dell'antisismicità e il discorso dell'ecosostenibilità, quindi attraverso l'uso di materiali ecosostenibili o biodegradabili o con un basso impatto ambientale. Altro aspetto che molte volte non viene considerato è quello della filiera corta, cioè porto questo esempio perché ho un'azienda che produce case prefabbricate e molto spesso noi vediamo arrivare dall'Austria, dalla Germania, prodotti che quindi non sono italiani e poi fanno circolare del materiale con una filiera abbastanza lunga, sia in acquisizione, quindi magari gli alberi arrivano dal nord Europa, poi vengono lavorati e poi riportati in ambiti abbastanza ampi a livello, che ne so, europeo. Quindi questo inevitabilmente vuol dire emissioni di CO2 per i trasporti e la mobilità delle persone. Quindi nel parlare di edifici ex novo è fondamentale pensare di non consumare territorio e privilegiare, e qui probabilmente la politica esiste già, esistono delle cose, ma anche spingere, sovvenzionare questa cosa perché si intervenga anziché su terreni vergini, nella sostituzione di edifici esistenti, come ho detto in precedenza. Noi nel nostro piccolo proponiamo uno sconto del 5% a chi fa questa operazione, perché crediamo sia un'operazione giusta. E tutto questo dà dei risparmi sulla bolletta, andando anche ad azzerare quelli che sono i costi di gestione. Qui è un esempio di un edificio che a metà nel 2007 abbiamo così pensato e realizzato come prototipo, e di qui è partita tutta una logica, e questa casa denominata biocasa perché usa dei criteri bioclimatici. Questo è, intanto vediamo, il consumo è di 2,1 litri metro quadrato anno, quindi anziché i 20 litri, quindi 200 kilowatt, sì, 200 kW metro quadrato anno, vuol dire 21 kW, con un risparmio di circa del 90%, e questa energia prodotta da fonti rinnovabili. Questo è costituito da una forma a favore del sole, nel senso che l'idea progettuale è partita dalla linea di falda, che è a 35 gradi, che ottimizza la produzione
delle fonti rinnovabili, quindi del fotovoltaico, ha una parte piatta riflettente che ha la funzione di aumentare la produzione del fotovoltaico, con questa inclinazione anche la neve scivola e cade su questo bacino piatto che ha di nuovo una funzione riflettente. Ci sono delle vetrate a sud che hanno la funzione di apporto passivo con uno sporto che corregge quello che è l'irraggiamento estivo e quello invernale, quindi non sorriscaldando d'estate, ha un suo rapporto di forma che ottimizza le dispersioni, e nella parte a nord è stata collocata una parte destinata ad autorimessa che fa da filtro riducendo quelle che sono le dispersioni termiche. Poi dal punto di vista impiantistico e dei serramenti, questo è costituito da serramenti a tricodetro, quindi appunto il fotovoltaico, il solare termico, l'accumulo termico, una pompa di calore aria-acqua, la ventilazione meccanica con recupero di calore, illuminazione a LED a basso consumo, piastra di induzione per la cottura dei cibi e un sistema di riscaldamento a pavimento. Tutti questi vengono alimentati da quello che è il fotovoltaico, di conseguenza si ha un'emissione zero, costo zero di gestione. Sulla logica della filiera corta, rispetto di quello che si diceva prima, noi abbiamo fatto una scelta di lavorare in un ambito più limitato, chiamato ambito a chilometro zero, che per il vero è in un raggio di circa 200 chilometri, e con delle zone satellite dove forniamo solo gli elementi ad altri nostri collaboratori che utilizzano il nostro sistema costruttivo. Quindi abbiamo fatto la scelta di non allargarci, ma al limite di replicare questo modello attraverso la cessione del know-how, è un lavoro che stiamo portando avanti, e secondo il nostro punto di vista le idee non hanno costi, diversamente lo spostamento di merce sì. Grazie.